Cari telespettatori, una puntata davvero particolare questa sera che esce un po' dai nostri canoni, ma che valeva davvero la pena di fare. Siamo con il Don Antonio Pelosi, che dal 1978 al 2018 è stato per 40 anni latinista della Segreteria di Stato Vaticana. Quindi uno studioso immerso, diciamo così, in quel fantastico ambiente di documenti, di incunaboli, prezioso latinista, e quindi ha collaborato con la Segreteria di Stato, ha collaborato con i pontefici, ovviamente per scrivere i loro discorsi e le cose in latino, insomma. Ecco, intanto grazie. L'occasione sono due cose, Don Antonio. La prima è un suo articolo sull'Osservatore Romano che ha colpito, perché nelle celebrazioni per Dante Alighieri, che ha colpito, che l'Osservatore Romano ha messo bene in evidenza, proprio anche nell'impaginazione, perché lei ha scoperto delle caratteristiche poco note, o quantomeno non note finora, della lingua di Dante. Di che si tratta in maniera semplice, perché tutti i nostri telespettatori, anche io stesso, non sono né un latinista né un esperto dantista, possa capire. Di Dante si parla dell'italiano di Dante, tanto è che si dice il padre della lingua italiana, e non si è mai parlato del latino di Dante, che è veramente un grande latino e che anche studiosi che si sono interessati in questo nel settecentenario della morte, vero? Non trattano. Invece io ho trovato, vero, alcuni pezzi delle sue lettere dalle quali risulta chiaramente la sua grande conoscenza del latino, ma addirittura anche armoniosa, perché lui conosceva bene aveva studiato da ragazzo, vero, l'ars dictandi e lo stilus romane curie, per cui il suo latino è veramente eccezionale, come ho scritto, vero? Dante bisogna anche conoscerlo come grande latinista, Ecco, lei perché quindi, ma che latino usava Dante? Lei parlando prima mi diceva, era un sì, latino molto particolare. era il latino, intanto il latino classico, perché ne sapeva la cosa, ma poi specialmente la musicalità dipende dallo stilus romane curie e dall'ars dictandi, cioè che si basa sulle clausole finali del periodo, le quali si dividono nel cursus planus, tardus, velox e dispondaicus, e questi danno maggior risultanza alle parole e danno anche una dolcezza, cioè una musicalità che è propria della lingua latina. Ecco, molto particolare, proprio questo aspetto credo che abbia, che non è stato rilevato tanto No, mi purtroppo. sarà rilevato solo lei, appunto, sull'Osservatore Romano. Sì, perché anch'io non è che conoscessi tanto degli scritti latini di Dante, ma avendoli incontrati, vero? E sono rimasto esterrefatto, vero? Contento. E allora quindi ho scritto appunto questo articolo sull'Osservatore Romano, dicendo che Dante, come ho detto all'inizio, non era solo un conoscitore del latino, ma era un grande latinista. Don Antonio, lei, la sua vita professionale è stata indubbiamente affascinante. Lei è stato per 40 anni, come detto, latinista alla Segreteria di Stato Vaticana. Peraltro, fin da giovane lei ha scritto poesia in latino, italiano, in vernacolo, di cui nel 1990 ha dato alle stampe un lavoro con prefazione
di Ettore Paratore, insomma, che era il maestro supremo in Italia in quanto del latino, un latinista di livello eccelso. Mi ha fatto vedere anche la lettera, anzi, che è scritta in italiano, cioè è scritta in latino, lei riporta poi nel libro di cui parleremo anche la traduzione in, appunto, in italiano. Le posso dire come se deve fare un bilancio della sua, di questa avventura, penso affascinante, in quegli ambienti, con quei materiali, che cosa le ha lasciato, cosa è stata la sua vita da questo punto di vista, oltre ovviamente quella da sacerdote? Beh, ero giovane, avevo 27 anni, e già ero conosciuto nell'ambito dei latinisti, per cui mi presentarono alla Santa Sede dicendo che potevo fare, e fui chiamato ed entrai che c'era Papa Giovanni Paolo I, il quale morì dopo pochi giorni. Poi sono venuti gli altri papi fino a quello di adesso, vero, che l'ho servito pure quello, perché lui è fatto Papa nel 2012, mi sembra. Sì. E la cosa grossa è stata che venendo in contatto ogni giorno con il latino, scrivendo in latino le bolle dei vescovi, nomine dei vescovi, lettere gratulatorie, i documenti ufficiali, perché il latino è la lingua ufficiale della Chiesa ancora, grazie a Dio. E per cui a un certo punto sono entrato in questo mondo che è bello, perché c'avevo altri colleghi latinisti che non erano italiani, poi la maggioranza. E io ero uno dei pochi italiani, e quindi mi ha insegnato tante cose, vero? Ho imparato anche a scrivere col cursus, vero? E quindi ho avuto un'esperienza molto bella per 40 anni. Ogni giorno scrivere in latino dalla mattina alla sera. Quindi, Insomma, lei praticamente è oltre che la lingua madre dell'italiano, ovviamente la sua lingua principale. Certo, lei pensa il latino. Lo leggo il latino, sì, certo, no? Anche in sogno. Ogni tanto pensa il latino. Volevo anche ricordare che lei è stato citato e commentato in una bustina di Minerva sul settimanale L'Espresso dal grande Umberto Eco, sì, sì. Come l'Anonymous di Anche in Vaticano, sì, che sì. È pubblicato credo Milano 1999, sì, no? Sì, ecco, com'è andata? Cosa c'era scritto per attirare così l'attenzione grande uomo di cultura come Umberto Eco? Era una raccolta, la prima raccolta che facevo dei documenti latini, italiani, eccetera. E mandai a Eco, che stava a Milano, e dopo un po' di giorni mi telefonò e si compiacque con me per il latino e mi disse che gli era piaciuto tanto nella parte italiana che avevo parlato del convegno di Assisi religioso in cui tutte le religioni si incontravano e allora organizzato da Papa Wojtyla, che ci fu un po' di maretta, perché in Vaticano non tutti erano d'accordo, ovvero nel senso che c'erano quelli tradizionalisti che non gli sembrava una cosa non buona pregare insieme agli esponenti di altre religioni. Allora, quando io la citai questa cosa, risolsi la questione, come ho detto prima, ad Assisi. Per pregare insieme era la prima cosa, ma non fu detta, ma ad Assisi insieme per pregare. E quindi Eco fu colpito da questo gioco di parole, che però era un gioco di sostanza. Sì, sì, insieme per pregare è un discorso, per pregare insieme, anche da un punto di vista teologico, è tutt'altra cosa. Beh, è stato molto fino. È la cosa. Allora, senta, Don Tonino,
Ma si narra di questi, ci narra, ci sono questi famosi archivi vaticani, incunaboli antichi, dove è così sterminata Beh, la da. Biblioteca Apostolica Vaticana è una delle biblioteche più conosciute al mondo. Ci sono tanti manoscritti, tante cose. Io feci per la Biblioteca Vaticana una lapide perché fu ampliata la biblioteca in alcune stanze e allora mi fecero fare una lapide latina che ce l'ho anche qui, ma adesso E poi ne parleremo del libro, poi sì. adesso arriviamo al libro che ha pubblicato. Ecco, quindi insomma, cose, un giorno mi deve accompagnare se possibile, Va eh? bene. Sono veramente curioso. Senta, arriviamo al libro. Arriviamo al libro che non è il primo che lei scrive, eh? Il libro No. intanto eccolo, la regia lo può far vedere. Frammenti si chiama. Italiani, latini con traduzioni, vari ghiribizzi vaticani e un brano finale in greco, Annulli Editori. E che cos'è questo libretto? È composto di brani scelti da precedenti opere di Don Antonio Pelosi, frammenta anche in Vaticano, racconti, proverbi e ghiribizzi. E poi ce lo spiega lei come è strutturato. E come le è venuta adesso questa idea di prendere delle parti e di ristrutturarle in maniera diversa, insomma, per offrire al lettore. Che cosa c'è in questi libri? Poi lei faceva i ghiribizzi tutti gli anni Sì, quasi. l'input mi è venuto dal fatto che io in questi 40 anni, avvicinandosi il Santo Natale, facevo dei ghiribizzi, un ghiribizzo all'anno e siccome mangiavo nella mensa vaticana, venivano tutti delle altre della biblioteca, del governatorato, della banca, eccetera. E io portavo questi ghiribizzi stampati, circostilati, e tutti si erano poi, era diventata una cosa normale, una cosa tradizionale. Tanto è vero che quando io sono andato in pensione, ogni volta che entro in Vaticano mi dicono: ma l'ha fatto il ghiribizzo? Siccome non avevo tempo di farli, perché quelli li facevo quando lavoravo, negli intervalli, vero? Allora ho pensato per sistemare le cose, di fare una raccolta di tutti i documenti che avevo fatto in 40 anni. Ecco, questi sono i frammenti. E per questo motivo che la copertina porta la parte sinistra della Primavera del Botticelli, perché è un frammento anch'essa. È una scelta proprio chiara questa di Sì. mettere la copertina in copertina l'opera del Botticelli. Certo, perché appunto siccome sono frammenti questi che sono messi, non potevo mettere tutta la primavera. Allora ho messo la parte sinistra, che è piaciuta anche alle persone, vero, che la leggono. Senta, vediamo com'è strutturato questo libro, ma lei ha scelto questi pezzi, poi vedo che ci sono anche delle cose del Papa, insomma, Benedetto XV. A Sì. proposito di Benedetto XV, lei ci è stato molto legato, perché lui è un Sì. grande latinista, un grande intellettuale. Com'è Sì. stato il suo rapporto con Benedetto XV? Papa Benedetto Ratzinger, Papa insomma, Ratzinger capisce. c'è stato perché una volta il cardinale Ratzinger, il prefetto del Sant'Uffizio, aveva scritto in latino una cosa che diceva Belgi, Belgorum, Belgi, e io mi ricordavo della frase di Cesare in cui diceva Belghe, Belge, Belghe. Allora feci presente all'eminentissimo che era più latino quello di Cesare, e da lì nacque l'amicizia, perché Quindi lei ha corretto il Papa. eh? Ha corretto il Papa. No, era Ah, era cardinale. cardinale, sì, beh, ha corretto il futuro Però era Papa. quello del Sant'Uffizio e siamo diventati amici, vero? Una persona serena, tranquilla, molto intelligente, un teologo profondissimo, vero? E anche
anche adesso ogni tanto lo saluto, vero? Certo. Ma non è che lui vive dentro il Vaticano, sì. Comunque nella, a Roma, ecco, sì. Per capirci, non è che è fuori in una delle proprietà della Santa Sede, magari esterne, no, sì. Proprio dentro il Vaticano. Don Antonio, ha nostalgia del lavoro che faceva? O era un po' stanco dopo 40 anni? Beh, dopo 40 anni ero stanco perché lei sa che i documenti, specialmente latini, la maggioranza firmati dal Santo Padre, però bisognava farli perfetti, perché se c'era qualche errore, non è che lo addebitavano al Papa, giustamente, ma allo scrittore che aveva fatto, vero? Per cui c'era sempre un'attenzione nel fare i documenti, perché erano cose. Senti, ma mi ci riveli una cosa, e nel film I due papi, a un certo punto, non so se l'ha visto, no? È l'incontro, diciamo un po' la storia dell'ultima fase del Papa Benedetto XV che incontra Bergoglio, insomma, però a un certo punto li anticipa nel film, per carità, a Papa Bergoglio che lui aveva preso la decisione di dimettersi. E quando Bergoglio torna in Argentina, a un certo punto la televisione dà notizia clamorosa, il Papa l'aveva annunciata in latino, sì, davanti ai cardinali, contando anche su una cosa, che non tutti i cardinali conoscono benissimo il latino, tanto che il Papa dice alla sua collaboratrice, Papa attuale, cioè Bergoglio, alla collaboratrice: quando il Papa vuole dire una cosa spiacevole, la dice in latino, così prima che la capiscono passa un po'. È così? Comunque è stata rilevata da molti all'aver scelto il latino, a parte che, come dicevo prima, è la lingua ufficiale della Chiesa. Ma del resto non tutti i cardinali capirono cosa aveva detto. E dopo però, quando fu spiegato ad alcuni che si era dimesso, era un'altra cosa. Però ha usato il latino, appunto, come diceva lei, per non... Per farla transitare con più calma, insomma. Certo. Questo. Poi lo conosce bene il latino, lo conosce bene, quindi si vede che l'ha fatta lui quella dichiarazione, non l'abbiamo fatta noi, se no dopo si spargeva la voce. Certo. Quanti latinisti eravate? Sei, di cui alcuni erano dell'America, altri della Polonia, insomma, italiani eravamo pochi, in confronto di prima, quando c'erano i latinisti italiani, vero? Senta, ritornando al libro, è distribuito in tre parti questo. Questi libri che le ha fatto, no? Quelli in italiano con vari scritti ed argomenti umoristici, sì, e poi quelli in latino tradotti in italiano, come la citazione finale in greco di Saffo, sì, perché lei c'è anche un pezzo, sì, in greco. Sì, per rispetto della lingua greca, che è stata con la latina tra le basi della cultura occidentale. Questo è il latino, poi ho messo nella prefazione perché studiare il latino e il greco, a parte che ho messo nell'inizio, ovvero nella prefazione, che Montanelli disse: quando ero al ginnasio ero molto bravo in italiano, latino e greco, e soprattutto in storia, tutte le materie che mi sarebbero servite a compiere il mio lavoro, che era il giornalista. E questa è stata una bella cosa, perché qualcuno potrebbe dire: ma chi gliel'ha messo in testa questo di uscire con italiano, latino e greco? Ecco, perché il latino e il greco sono, come dicevo prima, ripeto, alle basi della cultura occidentale, e non solo, e non solo. E quindi, se uno vuole entrare nella cultura occidentale, ma non conosce il latino e il greco, rimane un po'. Senta, poi ci sono dei misteri sempre in tempo, che c'è sempre questo dibattito, lingue morte, no, non morte, eccetera. Però statisticamente è acclarato, per esempio,
che gli studenti del liceo classico, che poi vanno a fare ingegneria, quindi magari con competenze matematiche che non hanno acquisito in maniera approfondita, facendo il classico, la fanno, ma non in maniera approfondita, matematica, però risultano i migliori, poi, una volta imparati gli strumenti, diciamo così, nei corsi di ingegneria. Quindi ci deve essere qualche metrica comune Sì. tra la logica del greco, del latino e la logica matematica e di altre cose. Ecco perché si dice classico il più formativo anche. Certo, anche perché il latino e il greco, come dicevo, sono le basi della cultura occidentale. Come ho scritto nei frammenti, per sapere bene il latino bisogna prima sapere bene l'analisi logica. Quindi è per questo anche che il latino e il greco hanno la loro importanza, perché sviluppano l'ingegno, perché l'analisi logica è l'analisi logica. Quindi, Ecco, lei ha trovato una risposta che può certo. aiutare un po' in tutto. Ecco perché si dice la scuola più formativa è il classico, Certo, diciamo, è stata studiata proprio in questo come ho senso. scritto, non si può sapere bene il latino e il greco se non si impara bene prima l'analisi logica. Molto E questo interessante. comporta poi la conseguenza che è l'analisi logica. Senta, come si viveva in Vaticano? Come? Come si viveva in Ah, bene, Vaticano? tranquillo, no? C'era un rapporto con tutti quelli che lavoravano, si andava a pranzo insieme, e c'erano quelli dello IOR, quelli della banca, cioè i medici, gli infermieri. I tipografi si mangiavano insieme, vero? Delle volte veniva pure qualche cardinale col segretario a mangiare. Torniamo al libro, appunto al libro scritto da Don Antonio Pelosi, Frammenti, libro recentissimo peraltro. E abbiamo parlato dell'introduzione con la citazione di Montanelli, abbiamo parlato anche del pezzo in greco, no? Della Saffo. Ci può dire qualche altra cosa, questa traduzione italiano e latino, questi ghiribizzi, che sono un po' ghiribizzi, vuol dire un po' divertimenti, no? Sì, sì, Dei sì. divertimenti, ci può fare un esempio tra i tanti nel libro? Ho trattato delle cose dei sommi pontefici, da Leone XIII All'attuale? no, a Giovanni Paolo A Giovanni II, Paolo II. dell'attuale, né di Ratzinger né di quest'altro, perché l'ho scritto nel 1999, anche in Vaticano. E io suggerirei, vero, le parti scherzose italiane, per esempio la Liguna, quando il cardinal Cassetta, il quale era non poco ricco di famiglia, lasciò la diocesi di Sabina, alcuni sacerdoti di Frascati chiesero a Pio X che si degnasse di trasferire il Cassetta alla loro diocesi. E il Papa disse: "Ma volete il cardinal Cassetta o la cassetta del cardinale?" Ecco, queste cosette così Sì, poi scherzose che fanno. leggo anche la riservatezza è l'anima di ogni negozio relativa al Certo. conclave, no? Ah, sì. Anche quella. E i bischeri, beh, qui però siamo in Maremma con i Sì, bischeri, Maremma, sì. Maremma. Tante cosette, insomma, messe insieme, è vero, quindi. Certo, quindi insomma è una miscellanea veramente curiosa e colta però con l'occhio di un acuto osservatore che si vede che era dentro il Vaticano, insomma, è questo che gli dà anche diciamo, quella brillantezza, perché ne ho lette alcune che insomma si vede che lo può aver scritto solo qualcuno che era lì. Certo, sì, Coglieva gli specialmente, elementi e anche le sottigliezze di sì, quell'ambiente. certo, specialmente quelle sui papi, vero? Sono molto piaciuti quando fece nel 99 anche in Vaticano, che fu molto, come appunto, piacque molto, come abbiamo detto, a Umberto Eco, ma non solo a Umberto Eco, ma a tutte quelle persone che lo lessero. Quindi, perché ho colto dei papi la loro umanità, la loro cose semplici ma graziose, vero?
Lei è arrivato con Papa Luciani, no? Sì, Papa Papa Luciani, già era Giovanni Paolo I, Albino Luciani, siamo credo nel 78, sì, perché 78, sì. 1978 muore Papa Wojtyla, arriva Luciani e il suo pontificato dura pochissimo, una Sì, trentina di giorni, mi sembra, 28 era Papa giorni. da 10 giorni quando entrai. Ecco. Dopo 20 giorni morì, poveretto. Io non so se si può chiedere a un sacerdote che ha lavorato per tutti i papi, da Giovanni Paolo I in poi, il papa che gli è più nel cuore? Beh, il Papa che ho più nel cuore, ma quasi tutti, quasi tutti. Perché ogni Papa ha la sua personalità, la sua figura, però se dovessi dire una cosa, ma meglio che non la dico, insomma. Ma diciamola, tanto. Io Allora, scommetto perché ho visto le foto, Benedetto ecco, XV, Benedetto ecco. E XV. infatti adesso se la regia può mandare una foto di lei, che era con lì insieme a credo, un monsignore e a un altro ragazzo, con Benedetto XV, dove eravate? Vicino alla casa dove abita Ah, adesso, in adesso. Vaticano. Già si era già Già in dimesso, pensione, ecco. sì, già in Quindi ve la pensione. testimonia anche il suo rapporto, insomma, Sì, credo frequente. certo, perché mi stimava a me come latinista, Ecco, ma questo. però ero contento perché lui era il più grande teologo vivente, insomma, quindi era una persona eccezionale, vero? E ancora campa, È grazie a Dio. certo, ma quando si è dimesso lei è rimasto sorpreso come tutti o c'era nell'aria qualcosa? Ma un po' sorpreso, sì, però pensavo che il Papa noi veramente non la faceva più, c'erano tanti problemi, tante cose. E allora ha pensato bene di lasciare la mano ad un altro Papa, che grazie a Dio la sta portando, vero, la Chiesa, grazie a Dio la sta portando bene, vero. Ma il Papa non gliela faceva più, tanti erano. Poi lui era più uno studioso che un pastore, vero, e quindi ecco, per questo, vero. Bene, Don Tonino, allora, il prossimo libro quando? Prossimo libro, ci avrò tempo, vero? Comunque questo qui già si può leggere, vero? Lo ricordiamo, lo facciamo rivedere se la regia lo può mandare, Antonio Pelosi, Frammenti, Italiani, Latini, con traduzione, vari ghiribizzi vaticani, quindi vari divertisman, ecco, diciamo. Vaticani e un brano finale in greco che mi sembra quello proprio di Ah, Saffo. poi devo La dire prego. che per la fine ho fatto un appello contro i cambiamenti climatici, Ah. cioè non posso come uomo di non far presente agli eventuali lettori che la nostra madre terra di questi passi va verso l'estinzione. Ma siamo ancora in tempo per salvarla. Certo, Ecco, quindi così lei questa scrive. è una cosa che mi segue sempre, vero? Che le persone siamo tutti coscienti di questa fine, veramente, se si va avanti così, di questo passo. Però, come dice un proverbio toscano, il male previsto l'è di già men tristo. Quindi c'è Certo. una certa. E poi vorrei sottolineare in questo libro appunto i ghiribizzi vaticani perché le sto leggendo, ma guardando, Sì. e ce ne sono alcuni carinissimi, tante noterelle, tante cose umoristiche, tanti fattarelli che ovviamente non arrivano normalmente alla conoscenza di tutti, ma sono alcuni anche molto buffi, insomma, delle cose. Vita da Vaticano in qualche maniera, insomma. Bene, allora ricordo, abbiamo parlato con Don Antonio, sta cercando sul libro qualcuna da citare. Ma adesso ci sono un po' troppo lunghi, vero? Certo, non è che si possono leggere. Senta, allora è stato un piacere, intanto io la ringrazio davvero tanto, ci ha portato in una vita culturalmente ricca come la sua, un ruolo importante che ha avuto, ricordo lei per 40 anni fino al 2018, è stato latinista della Segreteria di Stato Vaticana, quindi Sì.
gomito a gomito con i vari segretari di Stato, dal mitico Casaroli, certo. Commentato ecco, c'era Casaroli, Agostino Casaroli, no? Al quale ho dedicato il libro Frammenti, è dedicato alla cara figura del cardinale Agostino Casaroli. Casaroli, che è stato un monumento della diplomazia certo. Vaticana, insomma, grandissimo personaggio. E ecco, è stato gomito a gomito quindi con i vari segretari di Stato, ha avuto contatti con vari papi, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, il cardinale Benedetto XV e poi... contatti non fisicamente pochi, perché il Papa ha tanto da fare, però sempre all'inizio del pontificato ho avuto un rapporto, rapporto. E quando il Papa questo fu fatto Papa, venne dopo 2 giorni a trovare gli impiegati della Segreteria di Stato. E allora, finito il discorso, io mi avvicinai a lui che parlavo con un cardinale e gli dissi: Santo Padre, lei ha fatto oggi una bella predica che mi è molto piaciuta. E allora vidi che il Papa già col cervello già pensava: ma lo sa perché mi è molto piaciuta? E allora ancora il Papa con il pensiero dice: che cosa vorrà dire questo? E dice: perché? Perché non ha superato i 7 minuti. Di solito gli ecclesiasti di Santo Padre lo sa che dalle volte annoiano, vero? Non sono molto seguite. Allora, Don Tonino, nel ricordare il suo libro e per concludere, stavolta uno scherzo da prete, visto che lei ha fatto i chiribizzi, quindi chiamiamoli scherzi da prete, glielo faccio io a lei. Faccio un saluto in latino ai nostri telespettatori. Ecco, valete omnes feliciter per multos annos. Ce lo traduce? Statemi bene e felicemente per molti anni. Bene. Grazie, con questo augurio la ringrazio davvero, davvero tanto, ci ha portato per mano in un'esperienza unica e buone cose, Don Tonino, arrivederci grazie, presto. Grazie tante, grazie tante.